c'è uno smartphone di Honor con prestazioni interessanti e prezzo ok. Si chiama Honor 70. Benvenuti su MrGadget.tech. Oggi vogliamo fare due chiacchiere con voi sullo smartphone pensato per chi ama immortalare momenti speciali, come vlogger e content creator. Stiamo parlando di Honor 70, l'ultimo arrivato della serie N, presentato poche settimane fa dal brand Alifa di Berlino, insieme ai suoi fratelli maggiori Honor 70 Pro e 70 Pro Plus. Cosa ci piace di Honor 70? Per prima cosa è sicuramente un bel telefono. Con la sua scocca opaca ma brillante, la configurazione a doppio anello del comparto fotografico e le forme morbide, Honor 70 risulta davvero elegante e raffinato. La sua leggerezza lo rende poi maneggevole e comodo. Ci piace particolarmente poi il display, che con i suoi 4096 livelli di luminosità è ben visibile anche sotto il sole diretto, una caratteristica per me fondamentale. La fotocamera di Honor 70 mette a nostra disposizione diverse funzioni speciali per creare contenuti originali. Direi che è un telefono divertente che regala anche dei bei risultati per le nostre foto e video. Con la super clear selfie camera da 32 megapixel scattiamo selfie chiari e definiti in qualsiasi condizione di luminosità, anche grazie ad una cornice bianca sullo schermo che regala un bel effetto ring light senza usare il classico flash, che non fa un effetto proprio bello. Per quanto riguarda la fotocamera principale, l'intelligenza artificiale esalta le immagini senza però snaturarle e gli scatti risultano nitidi anche di notte con scarsa illuminazione. Mi voglio soffermare poi sulla stabilizzazione dei video, è veramente super. Pensate che abbiamo girato dei video con Honor 70 da una Trabant berlinese in movimento e i risultati sono stati ottimi. C'è anche l'inedita funzione Solo Cut che ci ha davvero stupiti, ma di questo parleremo nel prossimo video. Passiamo ora alle cose che ci sono piaciute un po' meno di questo smartphone. Primo, lo schermo curvo. Non siamo particolarmente fan di questa tipologia di schermo, che talvolta può risultare un po' scomoda, soprattutto nell'uso quotidiano dello smartphone, magari quando si va veloce e si toccano per sbaglio i bordi cliccando involontariamente, o come in questo caso quando si vogliono andare a prendere degli elementi piccoli vicino ai bordi non sempre si riesce immediatamente. Insomma, la sensibilità al tocco sui bordi non è perfetta. Usando Honor 70 con una sola mano, abbiamo notato poi che scrivendo il telefono si sbilancia un po' all'indietro, anche quando sblocchiamo lo schermo con l'impronta digitale. Il lettore è posizionato molto in basso e quindi porta leggermente a fare questo movimento in avanti. Con un pizzico di attenzione in più e usando il telefono con due mani, tutto si risolve. Perché comprarlo? Sono due i motivi principali per cui secondo noi dovresti valutare l'acquisto di Honor 70. La fotocamera è ricca di modalità divertenti per catturare ricordi e soprattutto per creare dei contenuti originali da condividere sui social. Se sei un creator e ti piace fare vlog ma non vuoi spendere grandi cifre per il tuo smartphone, dovresti farci una pensata. A proposito di prezzo, l'altro buon motivo per scegliere Honor 70 è il suo rapporto qualità-prezzo. Si trova su Amazon, sul sito ihonor.com e negli store fisici ad un prezzo che va dai 550 per la versione da 128 giga e 599 per quella da 256. Per le sue caratteristiche ci sembra davvero uno smartphone niente male. Ah, dimenticavo, sui dispositivi Honor funzionano alla perfezione tutti i servizi Google. È una cosa che ci chiedete spesso, quindi ci tenevo a specificare. Bene, per oggi credo che ci siamo detti tutto. A presto con aggiornamenti e news su MrGadget.tech. Ciao!